Senti, non è che ci facciamo le stesse storie dell'altro giorno? Ci possiamo mettere a lavorare? Guarda che hai ricevuto un sacco di complimenti la settimana scorsa. Saluta tutti. Di ciao, ciao amici. Allora, io ti metto di nuovo qui la copertina e tu stai qua con noi senza dar fastidio però, ok? Adesso, un attimo. Vai, lì. Questo è il posto di Felix. Dai che salutiamo. Dai, Felix, siediti che salutiamo. Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi nuovo progettino DIY. Il progettino di oggi è un quadro luminoso. Prima di cominciare però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati quando carico un nuovo video e in più se volete parlare con me lasciatemi un messaggio sotto nei commenti. E niente, partiamo. Dunque, come prima cosa vado a prendere dei fogli di cartoncino e vado a tagliarli della misura di cui ho bisogno per andare più comoda e per rendere l'operazione più agevole, più facile, ho deciso semplicemente di tagliare a metà uno dei i cartoncini che avevo a disposizione. Quindi lo piego e lo taglio. Vi consiglio di realizzare almeno 4 di questi cartoncini qua e non più di 8. A questi cartoncini su tutti quanti vado a disegnare una cornice di 1,5 cm o 2 in base alla grandezza del vostro quadro. All'interno di questa cornice vado a disegnare quello che saranno i vari strati del mio quadro, incominciando da quello in fondo. Allora, l'ultimo cartoncino resterà completamente bianco e completamente intero. Parto quindi dal penultimo e non dall'ultimo e vado a realizzare quello che sarà lo sfondo del mio disegno. E io ho deciso di realizzare un paesaggio notturno invernale. Ovviamente io ho scelto questo perché siamo appunto in inverno e quindi questo è quello a cui io avevo pensato. Se volete potete realizzarlo anche natalizio, dato che ci stiamo avvicinando anche a Natale, oppure potete realizzare un disegno con delle palme, un'isola, il mare, oppure delle montagne o una metropoli, insomma, in base a quello che volete come risultato finale. Se siete bravi a disegnare, lo fate di testa vostra oppure andate a cercare delle immagini su internet su quello che potrebbe essere appunto il vostro quadro e poi lo andate a disegnare uno strato alla volta dallo sfondo fino via via avvicinarsi sempre più vicino. Quindi io vado a disegnare una bella luna gigantesca e delle stelle e questo sarà lo sfondo del mio disegno. Adesso vado a ritagliare le parti dalle quali voglio che esca la luce. Quindi nel mio caso andrò a tagliare la luna e le stelle. E per aiutarmi a realizzare le stelle mi aiuto con un cacciavite in modo da semplicemente bucare il foglio in questo modo. Vado a ritagliare anche la luna. E voilà! Questo qua è lo strato finale
realizzato. Il bordo che abbiamo realizzato prima, la cornice che abbiamo realizzato prima, ci serve appunto come base di riferimento perché il disegno dovrà essere realizzato all'interno della cornice. Io per velocizzare il video e il lavoro ho già realizzato i vari strati, adesso ve li mostro tutti. Allora, partendo dall'ultimo, come vi dicevo prima, l'ultimo foglio deve rimanere completamente intero. Poi c'è il foglio dove ho realizzato la luna e le stelle. Nello strato successivo ho realizzato un po' più in basso della luna le montagne, perché via via che si va avanti con i vari strati, il disegno deve essere sempre più basso, o comunque con la prospettiva più vicina rispetto al punto di vista. Poi ho disegnato degli alberi, un pupazzo di neve di dimensioni poco naturali perché è più grande della casa, ma non fateci caso, una casetta e altri alberi. Nel secondo strato ho realizzato una casetta e un altro albero con un po' di neve, e nel primo disegno ho realizzato un albero, un pino molto vicino e una roccia, un cumulo di neve, insomma. Questo è il risultato, diciamo, di tutti i vari strati aggiunti uno davanti all'altro. Prendo un cartoncino e vado a tagliare appunto delle striscioline di 1,5 cm. Io esattamente come prima le ho già ritagliate, queste sono le mie striscioline. E adesso con la colla vinilica o con la colla stick, tanto è carta quindi dovrebbero funzionare entrambi, vado ad incollare le mie striscioline di cartoncino ai miei fogli. Quindi sempre partendo dall'ultimo cartoncino, spessore, questi qua appunto ci serviranno da spessore. Colla. E incollo sullo strato a filo con il foglio. E questo è il primo strato. Ora vado a prendere lo sfondo con la luna e vado ad incollarlo sopra in questo modo, uno sopra l'altro, appunto. Adesso io faccio così sperando che voi da vicino riusciate a vederlo meglio. Quindi un po' di colla qua, un po' di colla qua, lo attacco sopra, deve essere preciso preciso, eh? Continuo, prossimo strato. Intanto che questo si asciuga, lo mettiamo un attimo da parte, realizziamo quella che sarà la scatola che conterrà il quadro. Per questa scatola abbiamo bisogno di 4 striscioline di cartone, e anche queste le ho già tagliate, e devono essere della stessa misura del foglio per quanto riguarda le due parti con il lato piccolo, quella di qua. Mentre per quanto riguarda i due lati lunghi, devono avere ovviamente la stessa lunghezza del lato lungo con l'aggiunta dello spessore del lato esterno, appunto, della scatola. E in più, oltre ai due lati lunghi e ai due lati corti, avrò bisogno dello sfondo. Anche lo sfondo dovrà avere la stessa dimensione dei nostri disegni, più con aggiunta lo spessore dei 4 lati che abbiamo tagliato. Questo qui alla fine sarà il risultato, quindi la cornice con i vari spessori e anche il lato dovrebbero essere abbastanza divisi. Se volete fare un lavoro
più preciso realizzate gli spessori in tutti qua, in tutto il perimetro dei disegni. E in più un'altra cosa che volevo dirvi, più sarà dettagliato il quadro e i vari ritagli e più sarà particolare e bello il risultato, ovviamente. Io ho dovuto realizzare qualcosa di molto veloce per non complicare poi la realizzazione del video, ma voi prendetevi, più tempo vi prendete, più dettagli realizzerete, più precisione farete gli intagli e migliore sarà l'effetto finale. Quindi andiamo a realizzare questa scatola. Quindi partendo dal nostro quadro, vado a mettere la colla nel cartoncino. Utilizzo il quadro al contrario. Ok, ora faccio le due parti, i due lati lunghi. Allora, prima di incollare l'ultimo lato, vado ad aggiungere le luci, che poi sarà quello che ci farà illuminare il quadro. Quindi, prendo le mie lucine, queste, si vedono in video? Boh. E vado ad inserirle all'interno del quadro. Le fisso con dello scotch. Allora, partendo sempre dal primo strato, quindi da quello più esterno, faccio passare il filo sul fondo del quadro. Ora vado a passare il filo dal primo strato al secondo. Pezzettino di scotch e lo fisso. Forse questo passaggio era meglio farlo mentre incollavo i vari strati. Terzo strato. Ok, a questo punto possiamo chiudere finalmente la scatola. Ok, e ora facciamo anche il fondo. Voilà! La scatola è completamente chiusa. Adesso vado a fissare questo alla scatola. Ultimo passaggio. Vado a ricoprire questa parte di cartoncino che non mi piace.
Ho scelto per coprirlo un nastrino bianco con delle stelline disegnate. Voilà, il nostro quadretto è quasi pronto. Come tocco finale io aggiungerei altre decorazioni e volendo si potrebbe anche dipingere i bordi e lo schienale del quadro. Io non andrò a farlo sempre per motivi di tempo, ma è il momento del verdetto. Vediamo se il progettino funziona e qual è il risultato finale. Ok, andiamo a spegnere le luci e vediamo cosa succede. Wow, sono super, super, super entusiasta di questo risultato, mi piace davvero tantissimo. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il risultato finale o comunque il video. Condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, ora tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate e lasciatemi tutti i vostri messaggi in modo da poter chiacchierare un po' insieme. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!